Era il vice capo dei servizi segreti italiani a Kabul, il numero 2 dell'AISE, il servizio di informazione per la sicurezza, ed è morto mentre indicava alla polizia afghana dove intervenire. Pietro Antonio Colazzo, nato a Galatina 48 anni fa, è morto così mentre un comando di talebani sferrava un'azione fulminea sanguinaria con 5 kamikaze imbottiti di esplosivo che attaccavano 3 hotel nel centro di Kabul. Bilancio 16 morti, fra cui lo 007 Salentino. È morto mentre forniva indicazioni alla polizia locale sui movimenti dei guerriglieri, e grazie alle sue informazioni si sono potuti salvare altri 4 italiani che si trovavano nell'hotel. Quasi sicuramente altri 4 agenti italiani, di cui infatti non sono state rese note le generalità. Colazzo era da 2 anni a Kabul, conosceva diverse lingue ed era considerato dalla polizia afghana un uomo coraggioso, sposato, poi separato, non aveva avuto figli. Un uomo solare, buono, intelligente, così lo ricordano parenti e amici a Galatina. Mi dispiace che non ha avuto un figlio, perché, ripeto, è un figlio. Avere un papà così non è da tutti, sarebbe cresciuto molto, ma non molto bene, benissimo. Persona squisita, stupenda, non ci sono parole che lo possano descrivere. Ma lo aveva anche sentito ultimamente? Io era da un po' che non lo sentivo, ma la sorella sì, la sentiva spesso ovviamente. Intanto a Galatina è iniziata l'attesa. Domani o lunedì i funerali a Roma, poi la salma di Pietro Antonio tornerà per sempre nel suo paese di origine.